è già partito. Solo inquadrare, è già tutto quanto pronto. Allora, cosa basta che non schiacci. No, è già tutto, basta che non schiacci qua. Prego. Ok. Caffè non lasciamo qua. Quindi vi ho detto che dovrebbe essere al, più o meno la seconda. Secondo o terzo piano. Però puoi venire. Perché? Gabriele Paolini, il presentarista televisivo, ecco, ho visto le insegne, quindi se puoi venire un po' più qua. Il presentarista televisivo è oggi qui sotto la sede del Tirreno di Cecina per manifestare in maniera pacifica, come sempre io faccio ovviamente, avvalendomi dell'articolo 14 o 21 che chiede la Costituzione, io esprimo in maniera, ripeto, pacifica e sempre rispettosa della legge il mio pensiero. Io sono qui da qualche giorno a Cecina, in quel di Cecina, e devo dire onestamente che ho trovato una città pulita, ordinata, ma soprattutto con dei giovani, assolutamente una gioventù sana. Io vengo da Roma, una città caotica, una città piena di movimento, dove purtroppo c'è molta delinquenza. Io mi chiedo, evidentemente il sindaco di Cecina avrà qualche donna nascosta per poter, per riuscire a mantenere pulita e in ordine la cittadina. Quello che però ho sentito da qualche giovane, ed ecco che mi sono permesso di venire qui sotto la sede di Tirreno di Cecina, per invitare in qualche maniera pubblicamente il sindaco a concedere un pochettino più di spazio, più libertà ai giovani. Per esempio, qui a Cecina manca una discoteca, mi dicono. Allora, mancando una discoteca, i giovani che cosa fanno? Che cosa fanno i giovani?
io vedo un bambino. Paolini, salve, se tu vedi la televisione o i genitori, di fronte a un bambino, io mi umilio e mi inchino simbolicamente. Un attimino, mi inchino simbolicamente e bacio con umiltà la terra che vuoi calpestare. Voi rappresentate il nostro presente, dei genitori, ma anche il nostro futuro. Mi raccomando, quando crescerete, non guardate troppo al futuro, guardatela sempre anche al futuro. È un'arma micidiale. Guardate che giornali, ma non guardate il telegiornale. Oggi a Caserta, purtroppo, una bambina, una bimba di 7 anni, di le hanno fatto molto male. Mi raccomando, quando crescete, guardate meno possibile la televisione. Allora io non voglio ovviamente bloccare il trauma, non mi dicessi, anche se volete fare tante macchine, quindi anche volete bloccarlo pochi secondi, non facciate pure, ovvio mi saluto, ma vorrei tornare al motivo per il quale sono qua, in questa estra, scusi, che sto manifestando, e mi vuole dire, signori, la fretta, ma dove deve andare con tutta questa fretta, io mi chiedo? Deve andare a mare? Oh! Sole, meno male. E da qualche giorno che sono solo domenici. Tornando a noi. In estrema sintesi, non sono anche il presente. Io sono venuto qua per la perché, attenzione, il perché ho fatto generale dell'esercito Gaetano Paolini, mamma cantante lirica, e sono qua da due giorni, ospite del comando militare. Dove c'è ovviamente il comandante Bianchi che dirige la caserma, io vorrei lanciare un messaggio ancora qui sotto il quotidiano, perché al comando militare è una delle poche parti logistiche d'Italia che ha aperto, e lo so perché ho letto anche il vostro giornale, ha aperto la caserma ai giovani, agli studenti, hanno fatto una cena a base risorgimentale per i 150 anni dell'organità. Hanno fatto, hanno vestito una mostra. Questa è quella che io voglio, ma io aspetto, lei è una donna, io faccio la terra che lei calpesterà. Allora, le donne sono state, chi tocca una donna, chi tocca un bambino, io esigo che vada in galera. Ogni 48 ore in Italia una donna viene uccisa. Oggi una bambina di 7 anni è stata uccisa da un uomo, da un nostro fratello ghanese, purtroppo, un cittadino africano. Io difendo sempre gli stranieri, mi dispiaciuto che questo cittadino ghanese abbia ucciso questa bambina. Mi hanno detto che soffre gli stupri mentali. E allora che cosa faranno gli avvocati di difesa? Subito chiederanno all'infermità mentale. Ma invece vanno punite queste persone. Perché la donna rappresenta la sacralità. L'ho detto anche a Livorno, l'ho detto in tutta Italia. La donna e i bambini sono la cosa più sacra che ci possa essere. Allora prima di concludere farò anche un rito qui propiziatorio, proprio lì all'incrocio, lo vorrei fare contro chi? Non contro qualcuno, ma contro l'uomo, quindi parlo di Berlusconi, ovviamente, che è il nostro Presidente del Consiglio, che sta, secondo me, distruggendo le speranze. Allora io anche a Livorno, fidato, lo voglio fidare anche qui, che i riferimenti dei giovani, lo dico a voi tre che siete là, quei tre giovani che ho conosciuto, i riferimenti ai giovani lo devono avere in troppo estate, il cinema, il teatro, la musica, perché è lì che avete gli esperimenti fatti. Allora io dico, citiamo Federico Santini, cito Michelangelo Antonioni, cito Carlo Prato, cito Nora che è un grande ballerino che è scomparso molti anni fa. Ma lui è morto fisicamente, ma non scompare la sua arte, non scompare ciò che ha lasciato attraverso la sua danza. Questi sono i riferimenti, non Michele Misseri, non Erika Eoma,
non Anna Maria Franzoni. Questi sono i valori importanti per i giovani. Allora, io vorrei, ripeto, concludere, che comincia ad essere un po' stanco, sintetizzando in tre punti quello che io ho trovato venendo qui a Sesina. Al primo punto, città ordinata e sicurezza. Pochi che accorgi, io ogni volta che sono sull'auto, come vedo, devo stare 45 minuti a aspettarlo, mi dicono che la stagione estiva non mi interessa, io sono qui adesso, se vuoi almeno uno di 15 minuti sindaco. Poi mi dicono che lei è un sindaco di sinistra, ma Rossellino mi ha detto che un po' fino, vuoi dire, ai giovani non concede tutta questa grande libertà. Io dico che i giovani devono rispettare il codice della strada, quindi non devono ubriacarsi, non devono drogarsi, ma ugualmente se vogliono fare una festa l'una di notte sotto un pub che ci trovo, sembra che ce ne sia uno, ovviamente in un bar, come l'Arci, bar, il circolo dell'Arci, forse al comando che sono ospite, anche se si supera la mezzanotte e mezza luna, non passa il mondo, io credo. Però ovviamente, ripeto, quello che più mi ha colpito, e quindi veramente io porterò questo messaggio in tutta Italia, prendiamo Sesina come riferimento, non ho visto una carta. L'ho cercato dappertutto, l'ho cercato veramente, io lo sottolineo, non ho visto una lattina per terra, questo mi